Ciao ragazzi, ben ritrovati. Oggi nuova puntata dei trucchi dedicati queste 2 settimane prettamente iPhone. Quindi la nostra rubrica riprende, vi lascio di seguito tutti i miei trucchetti che trovate anche su TikTok e su Instagram Reels, vi ricordo. E niente, buona visione e fatemi sapere quale vi è piaciuto di più. Come inviare foto in alta qualità su WhatsApp dal vostro iPhone. Non andate qui e poi premete libreria foto e video. Selezionando la foto verrà inviata in questo modo, ma in bassa qualità. Per risolvere il problema aprite foto, scegliete la vostra foto, tasto condividi, salva su file. Adesso aprite la chat del vostro contatto, più, scegliete questa volta documento, selezionate la foto, invia, è stata inviata la foto come file e la persona potrà aprirla in alta qualità. Trucco per iPhone e YouTube che vi cambierà la vita. Aprite Chrome, andate su YouTube, aprite il video che vi interessa. Adesso dal pulsante in basso scegliete richiedi sito desktop, riproducete il video, toccate sullo schermo e poi su questa icona. Uscirà questa finestra che potrete spostare dove volete, ma soprattutto potete uscire da Chrome, ma soprattutto potete continuare ad usare l'iPhone e aprire altre app senza che venga mai chiuso il video. Trucco per iPhone eccezionale. Aprite Safari e andate su YouTube, cercate una playlist, andate sulla prima canzone, schermo intero, chiudete la schermata di Safari, abbassate la tendina, premete qui, anche se non uscirà il titolo della canzone, che potrebbe succedere, in realtà ascoltate, la musica continuerà a funzionare anche se chiudete il vostro iPhone così. E lo capirete anche dal fatto che se provate a sbloccare il vostro iPhone troverete il player musicale. Nuovo trucco per la fotocamera di iPhone, questo me l'avete richiesto voi. Quando dovete scattare un selfie notate una cosa, vedete la foto è specchiata, quindi al contrario. Per evitarlo andate nelle impostazioni dell'iPhone, fotocamera, abilitate rifletti fotocamera anteriore. Adesso quando scatterete un selfie non sarà più specchiato. Sono stati rubati ben 533 milioni di account Facebook, probabilmente anche il tuo. Ecco come scoprirlo. Vai su questo sito, inserisci l'email con la quale sei iscritto a Facebook o il tuo numero di telefono. Se il risultato è una pagina in rosso come questa, allora i dati del tuo account sono stati rubati. Sono stati rubati il numero di telefono, nome e cognome, data di nascita, luogo in cui vivi e altre informazioni personali, ma non carte di credito. Come creare una GIF con le vostre foto su iPhone? Andate nell'app Comandi, Galleria, cercate GIF, selezionate Converti foto in GIF, aggiungi comando rapido, tornate su I miei comandi rapidi, toccate Converti foto in GIF, selezionate le foto, aggiungi ed ecco qui la vostra GIF. Lo potete anche salvare. Alcuni trucchi per la tastiera di iPhone che dovresti conoscere. Una cosa che forse già tutti sanno è che se tenete premuta la barra spaziatrice, la tastiera diventerà una specie di trackpad e potrete muovervi liberamente dove volete. Se premete una seconda volta, adesso inizierete a selezionare il testo. Inoltre, quando andrete nella tastiera dei numeri, prestate bene attenzione perché alcuni tasti nascondono simboli avanzati che non sono sempre ben visibili, ma ci sono praticamente tutti. Puoi scaricare video o musica da YouTube su Android e su iPhone. Aprite il browser e andate su questo sito. Incollate il link del vostro video. Se volete scaricare il video, fate download video. Potete scegliere tra tanti formati diversi. Se invece volete scaricare la canzone, toccate download MP3. Anche qui potete scegliere la qualità. Adesso troverete tutto nella cartella download. Basta aprire file, andare su iPhone, download ed ecco qui il vostro video e la vostra canzone. Come scambiare velocemente foto e file tra Android e iPhone? La prima cosa da fare è andare sul sito Snapdrop sia su Android sia su iPhone. Mi raccomando, dovete essere sotto la stessa rete Wi-Fi. Adesso i due dispositivi verranno rilevati e potrete scambiare le vostre foto o file. Come registrare video di nascosto su iPhone senza essere visti? Aprite la fotocamera del vostro iPhone e iniziate a registrare un video normalmente. Adesso, per continuare a registrare senza essere scoperti, basta abbassare la tendina del centro di controllo. Voi vedrete questo, le altre persone vedranno questo, ma in realtà, guardate, iPhone sta continuando a registrare il video. Spotify gratis sul vostro iPhone o Android? Guardate questo video. Andate nel Play Store o nell'App Store e scaricate eSound.
eSound è un'app assolutamente legale dove potete ascoltare musica completamente gratis. Interfaccia molto simile a Spotify, con tante playlist, categorie e possibilità di cercare i vostri brani preferiti. Ah, e potete anche scaricare la musica o ascoltarla offline. Se avete ricevuto un SMS come quello che sto per mostrarvi, non aprite il link. Se avete ricevuto un messaggio come questo che vi chiede di tracciare il vostro pacco, è una truffa. Non cliccate sul link, non aprite il link e se l'avete fatto, non inserite i vostri dati, soprattutto dati di carta di credito. Si tratta di una truffa bella e buona, probabilmente anche a causa dei dati rubati a Facebook nei giorni precedenti. Trucco per iPhone che dovresti conoscere. Sul vostro iPhone è disponibile l'applicazione Metro. Potete usarla come livella oppure come metro per misurare le larghezze, altezze e quello che volete. Ma non solo, potete anche misurare l'altezza di un essere umano. La misurazione dell'altezza di un uomo è disponibile solamente per iPhone 12 Pro o 12 Pro Max. Come creare un video con sottofondo musicale su iPhone. Aprite il vostro player e per Boost, Spotify, quello che volete e iniziate a riprodurre una canzone. Aprite adesso la fotocamera del vostro iPhone e dalla modalità foto, non uscite dalla modalità foto, tenete premuto sul rotolatore, poi andate a destra e iniziate a registrare ciò che volete. Come creare velocemente un video su iPhone con le vostre foto? Andate in foto, scegliete live foto, selezionate alcune foto, infine andate su condividi, salvo come video. Verrà creato automaticamente un video con le vostre foto, come questo.